ma su questo ne parleremo qualche altra volta. Adesso torniamo al BES. Ciao. No, è l'altro. Se vuoi te l'accendo, però. No, ok, vai. Il computer. Ciao. Giustamente abbiamo creato un po' di suspense. Bene, perché siamo qui oggi? Noi di personale siamo qui oggi perché vogliamo spiegarvi il motivo per cui siamo qui e perché facciamo parte di questa associazione. Bene, quello che dobbiamo capire è che noi siamo degli studenti universitari, ok? Però abbiamo bisogno di qualcosa che vada oltre. Perché un giorno non saremo solamente studenti, non avremo bisogno solamente di quello che troviamo sui libri, ma abbiamo bisogno di crescere come persone, di mettere in pratica quello che studiamo, che possono essere anche le cose più banali, però abbiamo bisogno di metterle in pratica. E quindi abbiamo bisogno di interagire, quindi di condividere, di noi lasciamo i soli, siamo individui che nascono soli, però per poter raggiungere quello che vogliono dal loro futuro hanno bisogno della collettività, quindi facciamo parte del sistema complesso e per creare legami abbiamo bisogno di raccogliere tutte le opportunità che ci vengono date. Purtroppo per la formazione comunque che prendono tutti io è qui a Napoli una delle più importanti e delle più prestigiose al mondo, però abbiamo bisogno di qualcosa un po' di più e quello che noi possiamo fare è sia raccogliere queste opportunità ma possiamo anche donarle a voi, cioè io sono di Best Napoli, posso creare delle opportunità per gli studenti della Federico II. E quindi sì. La cosa che più ci fa essere quello che siamo, quindi ci fa convincere di rimanere dove siamo e quindi di far parte di questa grande famiglia, è il fatto che è una cosa molto più grande di noi, non ci fermiamo solo a Napoli. Siamo un network europeo, quindi interagiamo, abbiamo legami con persone che vanno oltre la Federico II. E quindi la condivisione sta proprio in questo, nel andare in contatto con quelle che possono essere le culture e gli orizzonti, oltre a questa piccola aula, a questa piccola sede. E una cosa importante che dobbiamo ricordare è che voi dovete tenere bene a mente per tutta la presentazione è che quello che noi facciamo è un'educazione complementare, è un'educazione quindi che va oltre appunto come già abbiamo detto le cose scritte e che come ben sappiamo è qualcosa che le aziende per esempio oppure qualcosa che va al di fuori di quello del nostro nucleo universitario ricerca, ma che cosa facciamo? Come lo facciamo? E questo ce lo spiegherà la nostra Raide. In che modo quindi trasmettiamo l'educazione complementare agli studenti? Tramite l'organizzazione degli eventi. Allora, adesso mi hanno detto che devo andare veloce, quindi farò un riassunto. Allora, uno degli eventi più importanti di BES è EBEC. Voglio sapere un attimo se qualcuno conosce EBEC, alzate la mano. Ah, bene, ok. EBEC è una delle competizioni ingegneristiche più importanti d'Europa e permette non solo agli studenti di mettersi alla prova, ma anche di unire tutti gli studenti europei, poiché la struttura di EBEC è una struttura a piramide. Infatti, diciamo, inizialmente c'è una fase in cui ci sono 88 competizioni regionali. Successivamente i vincitori di queste 88 competizioni parteciperanno alle 15 nazionali e infine ci sarà EBEC Final che poi decreterà appunto non solo i vincitori di tutta Europa, ma appunto diciamo uno studente potrà vantarsi di essere una delle mezze più brillanti di tutta Europa. I corsi didattici all'estero però forse sono gli eventi più famosi di BES.
Questi corsi hanno una durata che varia dai 7 ai 15 giorni e sono corsi completamente gratuiti, in cui gli studenti avranno la possibilità di fare stage aziendali, seguire delle lezioni in lingua inglese nella città prescelta e appunto anche di conoscere le culture diverse dalla nostra. Un'altra opportunità che BEST offre agli studenti, che forse è quella più grande, sono i workshop. In quanto workshop sono degli stage organizzati in collaborazione con alcune aziende, durante i quali gli studenti avranno non solo l'opportunità di presentare il proprio curriculum vitae, ma anche di diciamo, tenere alcuni colloqui con le stesse. Alcuni esempi di aziende con cui abbiamo collaborato in passato sono Rolls Royce, IBM e poi, vabbè, nel tempo ce ne sono state tante. Adesso ripasso la parola a Tonia, che invece spiega chi siamo. Quindi chi siamo? Dopo aver capito che cosa facciamo, come lo facciamo, perché siamo qua, la nostra, tra virgolette, missione, la nostra visione, vi spieghiamo chi siamo. Siamo BEST, Board of European Students of Technology. Facciamo parte di un network che è nato nel 1989, e conta più di 1 milione di studenti che sono raccolti in 99 gruppi locali che a loro volta si distribuiscono in più di non mi ricordo quanti, scusate, 33 nazioni europee. Ecco qui, quindi BEST Napoli fa parte proprio di questi 94 gruppi locali. E, diciamo, nacque nel 1994 quando un gruppo di studenti della Federico II si riunì e diede vita a questa associazione che oggi conta più di una ventina di membri attivi e un po' più anche di 100 e passa alunni. Quanti di voi sanno che cosa significa alunni? Nessuno? Meno male, diciamo. Mi stavo preoccupando. Allora, io non mi ricordo, sono persone che non sono più iscritte alla Federico II, però vogliono comunque rimanere in contatto con questo network, proprio perché dà anche possibilità di lavoro a chi non è più studente. BEST Napoli, come potete vedere da queste foto, diciamo che ha una generazione di studenti che si sono organizzati per far venire fuori più di 50 50 si è approssimato abbastanza. Sì, il nostro piano, vabbè, sono realtà, però 49 eventi che riguardano eventi interni per i soci di BEST Napoli e eventi esterni per voi studenti della Federico II, quindi tra cui entrano i corsi e l'EMEC. Ma quindi fino ad oggi quanti studenti ha raccolto BEST Napoli? Forse voi non l'avete mai sentito, non so quanti di voi hanno mai conosciuto o sentito parlare di BEST Napoli, a parte di aver partecipato, è sempre il nostro presidente. Beh, comunque siamo tutti questi anni, in queste generazioni abbiamo raccolto più di 120 studenti. E vabbè, purtroppo abbiamo poco tempo per raccontarci, quindi io ero un'altra informazione che sono andata all'inizio, ma io non ho preso la parte di un film, però adesso si lo penso per ora.